Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del TG Games Limited, una puntata diciamo non molto ricca per quanto riguarda le Limited, ma sarà una puntata ricchissima perché parleremo di tante collector in arrivo che arrivano tra l'altro dal Tokyo Game Show, parleremo del nuovo Nintendo Direct e del nuovo Sony State of Play con tutte le novità che arrivano. Per PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, e anche lì ci sono un bel po' di collector da vedere. Ma andiamo con ordine, cominciamo come ogni settimana da Limited Run e andiamo a vedere i giochi che si potranno ordinare questo pomeriggio a partire dalle 16. Cominciamo da Valis The Phantom Soldier Collection 2, questa nuova compilation che contiene nuovi capitoli che non erano presenti nella prima compilation che uscì da Strictly Limited. Questa seconda compilation invece arriva direttamente su Limited Run e conterrà all'interno Valis 4, che uscì su PC, Seed of Valis, platform un po' deformed, che uscì su Sega Genesis, e Valis The Phantom Soldier, che uscì su Sega Genesis e MSX, anche questo platform però un pochino più serio. Questi tre giochi li troviamo in questa compilation, nuova compilation che Limited Run ci porterà sia nella versione fisica normale che nella bellissima Collector Edition, super ricca di tanti contenuti e tra l'altro arriverà anche il vinile con le colonne sonore del gioco. Potete ordinare tutto dal sito di Limited Run e vi lascio sotto il link per poterli ordinare. Poi, altro gioco che già abbiamo visto da altre parti. È infatti uscito già tanto tempo fa da Special Reserve Games nella versione Nintendo Switch e quest'oggi Limited Run ce lo porta nella versione PlayStation 4. Sto parlando di Carry On, questo strano gioco in cui voi siete un mostro che deve uccidere i vari personaggi, tutto con una grafica in stile 16-bit come quasi fosse un platform, però il vostro personaggio si può arrampicare sui muri e assorbire le varie persone che mangerà. Insomma, assomiglia un po' alla cosa, al film La Cosa, per chi l'ha visto. Bellissimo gioco ragazzi, ed è disponibile da Limited Run questo gioco nella versione PlayStation 4. Si potrà ordinare sia la versione normale sia la bellissima VHS Edition con una scatola tipo scatole per VHS con all'interno anche una specie di videocassetta disegnata, non è proprio fisica reale. Comunque bella anche questa idea. E questa sia la collector che il gioco fisico lo trovate da Limited Run e vi lascio il link per poterlo ordinare. E infine Limited Run ci ha avvisato che il gioco che abbiamo visto qualche settimana fa messo su Kickstarter, ovvero Outbreak Shades of Horror, questo gioco horror in prima persona che dovrebbe essere un nuovo capitolo della serie Outbreak, questo sparatutto ambientato nel mondo degli zombie, però che ricorda un bel po' di più Resident Evil, comunque sempre un bellissimo gioco, e ha raggiunto il suo obiettivo. Quindi, come promesso, Limited Run farà la collector per PlayStation 5. Non so se potete ordinarla solo tramite appunto la campagna, che è ancora aperta, quindi se lo volete potete andare sul sito di Kickstarter. Vi lascio comunque sotto il link e potete ordinare la versione PlayStation 5 americana di questo bellissimo gioco. Poi rimaniamo sempre in ambito Limited Run, ma parliamo di Super Deluxe, diciamo la parte giapponese di Limited Run, che porterà molti dei giochi usciti da Limited Run nelle versioni giapponesi, e quest'oggi ci porta un gioco che abbiamo naturalmente già visto da Limited Run, ovvero Unpacking, questa specie di simulatore di unboxing, potremmo chiamarlo così, dove voi dovrete aprire i pacchi e sistemare nella vostra stanza i vari oggetti. La grafica è particolare perché è una grafica 16-bit isometrica, comunque molto carina, non sembra brutta, e il gioco è disponibile per Nintendo Switch qui da Super Deluxe Edition in una versione limited con una scatola che sarà appunto una specie di box. All'interno ci sarà il gioco e vi lascio il link per chi volesse ordinare anche queste versioni giapponesi dei giochi Limited Run. Poi passiamo a Red Dirt Games, che apre i preordini per un nuovo gioco che si chiama Demon Gates Extra, ed è un gioco di ruolo che tra l'altro è stato presentato proprio per il Tokyo Game Show. Infatti è molto giapponesizzante, molto stile anime, in cui voi dovrete muovervi in questi dungeon con una grafica in prima persona e poi quando ci saranno i combattimenti saranno a turni, proprio stile JRPG. Insomma, gioco interessante che arriva da Red Dirt Games, proprio sviluppato da Red Dirt Games. Non c'è ancora nemmeno una cover questo gioco,
Potrete comunque già fare i preordini delle versioni Nintendo Switch e PlayStation 4 dal sito di Red Hat Games e vi lascio il link per poterlo ordinare. Poi passiamo a FanStock, che apre i preordini per un nuovo gioco per Nintendo Switch e PlayStation 4 che si chiama Werewolf The Apocalypse, Heart of the Forest. Ed è un'avventura particolare, praticamente una specie di graphic novel, però non ha il solito stile tipo anime, ma ha uno stile più tipo fumetto americano. Poi racconta di storie horror, quindi è veramente molto interessante. Il gioco uscirà in versione fisica per Nintendo Switch e PlayStation 4 e potete ordinarlo qui da FanStock. Poi passiamo a Pixel Art, che ci porta un nuovo gioco per Nintendo Switch e PlayStation 4 che si chiama Guns and Runs ed è un shooter, come dice proprio la parola, uno shooter tipo platform a scorrimento orizzontale con una grafica in stile 16-bit, un pochino deformed, molto frenetico, divertente. Il gioco è uscito in versione fisica per Nintendo Switch e PlayStation 4 qui da Pixel Art e vi lascio il link per poterlo ordinare. Inoltre Pixel Art ha aperto i preordini per un gioco Neo Geo che si chiama Battle Flip Shot ed è una specie di Pong del futuro, diciamo così, un Pong alternativo in cui voi dovrete sempre, invece delle barre dovete utilizzare i vostri personaggi, rifar rimbalzare la pallina cercando di non fargli fare gol e in questo caso potete utilizzare mosse speciali che ogni personaggio ha in modo differente. Insomma, gioco divertente ed è disponibile qui da Pixel Art sia nella versione del Geo CD che potete prendere sia americano sia giapponese e sia nella versione Neo Geo su cartuccia AES, anche in questo caso sia americano che giapponese. Naturalmente la versione su CD costa intorno ai 25 euro, mentre la versione su cartuccia costa la bellezza di 350 euro, quindi solo per chi ha abbastanza soldini. In ogni caso vi lascio il link di entrambe le versioni per chi volesse ordinarlo. Poi Pixel Art ci fa un annuncio su un gioco che uscirà prossimamente, si chiama Pocket Bravery X Breakers ed è un picchiaduro a incontri dove troveremo i personaggi della serie Breakers però in versione super deformata, sembra infatti quasi un picchiaduro di tipo quelli che uscivano su Neo Geo Pocket. Il gioco arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC e qui da Pixel Art prossimamente usciranno le versioni fisiche sicuramente per Nintendo Switch e PlayStation 4, probabilmente anche quella per PlayStation 5 e Xbox. In ogni caso, quando sarà disponibile, vi avviserò qui sul TG Games Limited. E con questo, ragazzi, è tutto per quanto riguarda le notizie sulle Limited. E invece passiamo alle Collector, perché in questi giorni si sta tenendo il Tokyo Game Show che finirà il 18, se non mi sbaglio è iniziato il 15, e stanno arrivando un sacco di notizie di giochi giapponesi, però qualcuno di questi arriverà anche in formato Collector Edition e anche da noi in Europa. E quindi andiamo a vedere un po' che cosa hanno annunciato. Da Ubisoft hanno annunciato naturalmente l'imperdibile Collector Edition di Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo di Assassin's Creed che sarà ambientato in Persia, quindi diciamo che un po' un ritorno alle origini. Infatti Assassin's Creed doveva essere una specie di seguito di Prince of Persia, quindi l'ambientazione ci sta. Ci sono anche i personaggi proprio stile il primo Assassin's Creed, anche la tipologia di gioco cambierà, non sarà proprio super free roaming ma sarà un pochino più comandata, un po' come nei primi Assassin's Creed. Il gioco arriverà nel 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One e PC, e naturalmente non poteva mancare la Collector Edition, che quest'anno non hanno fatto la Collector normale in tutti i negozi e la Collector speciale che si poteva ordinare dal sito di Ubisoft. Io non ci ho capito un bel cavolo di niente e ho pensato che quando hanno aperto i preordini dal sito di Ubisoft della Collector fosse la versione speciale da collezione, così mi sono buttata a capocollo per ordinarla e infatti la versione PlayStation 5 era già terminata e mi sono dovuto accontentare anche della versione PlayStation 4. In ogni caso vi lascio sotto il link per ordinare la versione che più vi interessa e naturalmente quella PlayStation 5 già terminata, mi pare che la versione Xbox è ancora disponibile, anche quella PlayStation 4 e PC, sotto il link del Ubisoft Store per poterla ordinare, ma poi comunque verrà messa anche nelle varie catene, quindi io mi sono affrettato a prenderla, però potete anche aspettare. Poi da Bandai Namco ci sono un bel po' di collector che vedremo più avanti quando vi parlerò del Nintendo Direct, però hanno aperto i preordini anche per la collector di One Piece Odyssey, questo nuovo capitolo di One Piece che sarà
più gioco di ruolo, con la possibilità di girare nel mondo di One Piece, non è il solito Musou, insomma, quindi sicuramente da tenere d'occhio, molto interessante. E molto interessante anche la bellissima Collector Edition che si può ordinare dal sito di Bandai Namco e sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC, e vi lascio sotto il link per poterla ordinare. E poi Atlus ha presentato durante il Tokyo Game Show il nuovo Persona 5 Royale, questo gioco di ruolo con protagonisti questi ladri ormai famosissimo, che sarà disponibile oltre che su PlayStation 5, Xbox Series X, anche su Nintendo Switch. E Atlus ha aperto i preordini sul loro store. Non sapevo nemmeno esistesse il loro store, ho scoperto proprio oggi l'esistenza dello store di Atlus, e sullo store si può ordinare la collector di Persona 5 Royale, che si chiamerà First More Edition e che contiene veramente di tutto, una super mega collector super ricca. È disponibile anche la versione italiana sullo store, quindi attenzione ragazzi, per chi la vuole vi lascio sotto il link per poterla ordinare. Io di queste finora ho ordinato solo quella di Assassin's Creed, però ripeto, perché pensavo fosse la collector speciale, invece è la collector che esce da tutte le parti, però questa di Persona è sicuramente molto interessante. Con questo è tutto con le collector, diciamo, al di fuori delle presentazioni, ma ne vedremo altre all'interno proprio del Nintendo Direct. Ma prima di parlare del Nintendo Direct andiamo a vedere che cosa ci ha mostrato Sony qualche giorno fa durante lo State of Play, dove hanno mostrato un bel po' di giochini interessanti. Hanno cominciato con una bomba, infatti hanno mostrato il nuovo Tekken 8, che dovrebbe essere un'esclusiva almeno temporale per PlayStation 5, e da quello che si è visto è veramente molto molto impressionante. Se quelle sono scene di gioco, quelle che ci hanno mostrato durante la presentazione, sono veramente molto impressionanti. Il gioco sarà sempre un picchiaduro tridimensionale, però veramente molto molto bello ragazzi, ma ne sapremo di più prossimamente. Poi hanno mostrato due giochi per il nuovo PlayStation VR 2. Il primo è Star Wars Tales from Galaxy Edge Enhanced, che praticamente è una avventura in prima persona nel mondo di Star Wars, in pratica uno shooter in prima persona, che però non so perché graficamente non mi ha proprio convinto, così come nemmeno mi ha convinto tanto Demeo, che invece è un gioco di ruolo da tavolo in cui dovrete muovere le pedine e lanciare i dadi mentre vedrete tutto in modo tridimensionale con il vostro casco. Anche questo non è che mi ha convinto tanto. Poi hanno annunciato l'arrivo in Europa di un gioco che in Giappone ha avuto un discreto successo, ovvero Like a Dragon Ishin, che dovrebbe far parte sempre della serie di Yakuza e che arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 23 di febbraio. Poi hanno mostrato un trailer, un nuovo trailer di Hogwarts Legendary, che arriverà il 10 di febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5, arriverà anche sulle console Microsoft e su PC, e che però nelle versioni Sony avrà una esclusiva, un DLC in più che si chiama The Haunted Hogsmeade Shop e che sarà esclusiva solo per le console Sony. Poi ci hanno mostrato Pacific Drive, un'avventura in prima persona di tipo un survival che sembra anche questo molto interessante, che però arriverà nel 2023 su PlayStation 5. Poi hanno parlato di PlayStation Stars, che però a noi non interessa un granché. Ci hanno mostrato una nuova IP di Namco Bandai che si chiama Sin Duality ed è un gioco di ruolo misto sparatutto futuristico in cui potremo utilizzare un robottone con uno stile molto anime. Il gioco arriverà nel 2023 su PlayStation 5 ma anche su Xbox Series X, e probabilmente questo sarà accompagnato da una collector che per il momento non ci hanno ancora mostrato. Poi ci hanno mostrato un nuovo trailer di Slatter Blade, che è il nuovo titolo di Project Eve, una esclusiva in uscita su PlayStation 5, e anche questo è un gioco di ruolo con uno stile molto giapponese, molto anime, e quasi un Souls-like, e anche questo arriverà nel 2023, ripetiamo, in esclusiva per PlayStation 5. Quindi non niente PlayStation 4, solo PlayStation 5.
Altra esclusiva PlayStation 5 che però arriverà niente meno che nel 2024 è Rise of the Ronin. Sembra quasi una specie di Assassin's Creed ambientato ai tempi feudali del Giappone. Però anche questo è molto interessante, è un misto tra Assassin's Creed e Dark Souls e arriverà però nel 2024 in esclusiva su PlayStation 5. E poi hanno concluso il State of Play mostrandoci un nuovo trailer gameplay di God of War Ragnarok, di cui vi ricordo che è disponibile, era disponibile la collector nelle varie catene, già non si trova più, però nella collector non c'era il gioco, quindi io non l'ho preso. God of War arriverà l'11 di novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5 e è stato mostrato anche un nuovo pad per PlayStation 5, diciamo serigrafato con i simboli di God of War Ragnarok. Con questo è tutto, diciamo non una grandissima puntata, sicuramente interessante l'annuncio di Tekken 8, belle anche le esclusive che però arriveranno molto in là di PlayStation 5, ovvero Rise of the Ronin e Slaughter Blade, interessante anche il gioco dei robottoni Sin Duality che però arriverà anche su Xbox, insomma senza infame, senza lode questo State of Play, qualcosina interessante c'era, però ci aspettavamo qualcosa di più. Un pochino più deludente, ma sicuramente in cui hanno presentato molti più giochi, invece è stato il Nintendo Direct, di anche questo di 2 giorni fa, che ci ha mostrato un bel po' di prodotti in arrivo, ma che sembrano praticamente quasi tutti uguali, ma andiamo con ordine e vediamoli uno per uno che cosa ci hanno mostrato. Hanno cominciato con un titolo, diciamo una bombina interessante, perché ci hanno annunciato Fire Emblem Engage, nuovo capitolo di Fire Emblem, che però era uscita da poco il nuovo capitolo, quindi potevano aspettare un pochino di più, comunque va bene lo stesso. Il gioco arriverà il 20 di gennaio 2023 e praticamente i vostri personaggi potranno utilizzare gli spiriti dei personaggi dei giochi precedenti e fare delle mosse speciali, questa diciamo è l'aggiunta in più di questo capitolo. E oltre alla versione normale sarà disponibile una versione da collezione che si chiama Divine Edition e che si potrà ordinare solo sul sito del Nintendo Store. Attenzione ragazzi, perché era terminato e poi l'hanno rimesso in preordine. Io me lo sono ordinato ieri notte, vi lascio sotto il link sperando che sia ancora disponibile. Costa 99€, quindi nemmeno tantissimo. Sicuramente come le altre è una mega scatola gigante, ormai tutte le collector Nintendo Switch sono così. E comunque almeno questa è bomba iniziale, era interessante. Andiamo avanti perché poi sono state mostrate una carrellata di giochi in arrivo, ma così buttati lì a caso. Hanno mostrato la versione Nintendo Switch di It Takes Two che arriverà il 4 di novembre, questo bellissimo gioco in cui si potrà, anzi si dovrà giocare per forza in due, si potrà fare sia online sia sulla stessa console sia utilizzando due console contemporaneamente in varie combinazioni, molto divertente sicuramente questo gioco, da tenere d'occhio, arrivo il 4 di novembre. Poi ci hanno annunciato l'arrivo di Project Zero Mask of the Lunar Eclipse che arriverà per la prima volta in occidente, perché ovviamente era già disponibile mi pare su Nintendo Wii U, e da noi arriverà il 2023. Anche qui potevano dire qualcosina in più, comunque va bene così, basta che arriva questo gioco perché è veramente un bellissimo gioco. Poi hanno annunciato il secondo pass di espansione per Xenoblade Chronicles 3 che contiene un nuovo eroe che è una specie di robot, si chiama Ino, e la nuova espansione arriverà il 14 di ottobre. Poi a sorpresa hanno annunciato un nuovo platform 3D ispirato a SpongeBob che si chiama SpongeBob The Cosmic Shake e arriverà nel 2023, questo sembra molto interessante. Poi una sorpresa per chi gradita, per chi sgradita, hanno annunciato Fitness Boxing First of the North Star, ovvero una specie di allenamento di box con protagonista Kenshiro. Se mettevano diciamo un pad particolare in cui potevi dare i pugni sarebbe stato interessante, buttatoli così un po' non so che figura ci fa, e arriverà a marzo 2023. Poi hanno mostrato Oddballers, un particolare picchiaduro all'interno di arene in cui molti giocatori se le danno di santa ragione, con una grafica in stile cel shading, insomma un indie games che non è niente di particolare, arriverà nel 2023. E poi ci hanno mostrato la versione Nintendo Switch di Tunic, questo bellissimo
gioco con protagonista questa volpe che ricorda tantissimo sia come stile, anche come vestita. Praticamente questa volpe ci ricorda tantissimo Zelda. Bellissimo gioco uscito sulle console Sony, adesso arriverà il 27 di settembre anche sulla console Nintendo. Tenetelo d'occhio perché questo è veramente un gioco molto molto interessante. Poi ci hanno mostrato il remake di Front Mission strategico con i robottoni, che però da quello che si è visto non sembra fatto particolarmente bene. In arrivo il 22 di novembre. Ci hanno mostrato anche il seguito, ovvero Front Mission 2 Remake, che arriverà nel 2023, e hanno annunciato anche che prossimamente arriverà Front Mission 3, però da quello che si è visto non sembra che abbiano fatto proprio un ottimo ottimo lavoro. Poi hanno annunciato Story of Seasons e Wonderful Life, nuovo capitolo di Story of Seasons, questo gioco di ruolo simulatore di fattoria che arriverà nell'estate 2023. Poi ci hanno annunciato il Festival Splatoon 3, che sarà festeggiato il 24 di settembre con nuove modalità di gioco del nuovo capitolo di Splatoon. E poi un gioco interessante, infatti è stato annunciato il seguito di Octopath Traveler, o meglio, è stata annunciata la data di uscita. Il gioco arriverà il 24 di febbraio, non solo su Nintendo Switch, il gioco arriverà anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. Si tratta del seguito di questo bellissimo gioco di ruolo con questa grafica che mischia 2D e 3D, questo stile che mi piace veramente tanto, con nuovi 8 personaggi con le storie che si intrecceranno. Mi è piaciuto un sacco il primo, sarà sicuramente bello anche il secondo. E attenzione, perché di questi è stata annunciata una bella Collector Edition che non costa neanche pochi soldini, perché costa la bellezza di 189 € e si potrà ordinare solo dal sito e dallo store di Square Enix. Volevo prenderla, però c'è una cosa che non mi piace. Infatti, la scatola non sarà brandizzata, perché il gioco sarà al di fuori della scatola. Voi sapete, queste cose non mi piacciono tantissimo. Poi costa un bel po', quindi non so se questa volta prenderò la Collector. Magari aspetterò un mesetto, se sarà ancora disponibile, ci penso e la prendo. In ogni caso, vi lascio sotto il link per chi volesse già ordinarla, sia nella versione Nintendo Switch, ma anche nella versione PlayStation 4 o PlayStation 5. Poi andiamo avanti, perché ci hanno mostrato un altro gioco sempre uguale a tutti gli altri, ovvero Fae Farm, altro gioco di ruolo tipo simulatore di fattorie, che arriverà nel 2023 in esclusiva per Nintendo Switch. Poi Square Enix, che ha fatto un bel po' di annunci durante questo Nintendo Direct, ha annunciato Theatrum Final Bar Line per festeggiare i 35 anni di Final Fantasy, questo gioco rhythm game in cui si ascolteranno e si potrà premere il pulsante giusto al momento giusto durante le varie colonne sonore, e nello sfondo si vedranno anche varie scene di gioco dei vari capitoli di Final Fantasy, ma non solo, perché arriveranno anche delle espansioni con le colonne sonore di tanti altri giochi di Square Enix, insomma. Bellissimo gioco, ragazzi, in arrivo il 16 di febbraio 2023. E da Square Enix si può già ordinare la versione fisica del gioco, sia nella versione Nintendo Switch, ma anche nella versione PlayStation 4. Poi ci hanno mostrato un nuovo trailer di Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, che arriverà il 20 di ottobre. Ci hanno mostrato nuove scene di gameplay. Questo gioco sicuramente interessante e imperdibile per gli amanti di questa serie e per gli amanti degli strategici. Inoltre, si potrà anche andare in giro per il mondo come fosse un platform 3D, quindi veramente molto molto bello. Poi altro gioco uguale a tutti gli altri, ovvero Rune Factory 3 Special, che arriverà nel 2023, e è stato annunciato anche un nuovo capitolo in arrivo più in là. Comunque, anche questo gioco tipo RPG misto simulatore di fattoria. Poi sono stati annunciati nuovi giochi in arrivo sulla Virtual Console per Nintendo 64. Abbiamo visto Pilot Wings 64, Mario Party 1, Mario Party 2, Mario Party 3. Non so perché non differenziano un po' i giochi. E appunto, per non differenziare, hanno presentato anche Pokémon Stadium e Pokémon Stadium 2. Insomma, un po' giochi quasi tutti uguali. Poi arriverà 1080 Snowboarding, interessante gioco di snowboard, e Exit Bike 64, che però non ebbe un grande successo. E poi hanno annunciato proprio alla fine l'arrivo di GoldenEye, il bellissimo shooter ambientato nel mondo di 007, che non è stata ancora annunciata la data di uscita, ma arriverà incredibilmente qui
su Nintendo Switch e sarà, si potrà giocare anche in multiplayer online, mentre nella versione per Xbox non si potrà giocare online, quindi un po' strano già che arriva, poi che hanno delle cose in più, vabbè, comunque questa è sicuramente interessante. È interessante anche il fatto che quando ci hanno mostrato la scena del titolo che di GoldenEye, in alto a sinistra si vede giocatore 1 con il simbolo di Metroid Prime, e tutti hanno presentato, hanno pensato che probabilmente subito dopo sarebbe stato presentato Metroid Prime, e invece questo non è successo, non si è visto proprio Metroid Prime, non se ne è parlato proprio, quindi una piccola delusione. Ma andiamo avanti, vediamo cos'altro è arrivato. Hanno mostrato Various Day Life, un altro gioco di ruolo presentato proprio da Square Enix, che sarà disponibile dal 13 di settembre, e quindi già si può ordinare perché siamo al 16, quindi è già disponibile. Poi ci hanno mostrato Factorio, che è uno strategico vecchia scuola, tipo i giochi che uscivano negli anni 90 su PC. Uscirà il 28 di ottobre qui su Nintendo Switch. Ci hanno mostrato IB, un gioco di ruolo con una, con una grafica 2D pixeloso un po' spartana, gioco di ruolo horror, insomma un altro indie games. E poi hanno parlato del nuovo aggiornamento di Mario Strikers Battle League Football, che ci porterà due nuovi personaggi, ovvero Polly e Diggy Kong, che è sicuramente interessante, e che arriverà il 22 di settembre. Poi, altro gioco di ruolo, questa volta un pochino più interessante, è Atelier Ryza 3, Alchemist of the Hand e Secret Key, che arriverà il 24 di febbraio su Nintendo Switch, e probabilmente questo sarà accompagnato da una collector, ma per il momento non è stata annunciata. Poi altro aggiornamento in arrivo, questa volta per Mario Kart 8 Deluxe, il terzo aggiornamento che porterà 8 nuovi percorsi ed arriverà durante l'inverno 2022. E altro aggiornamento importante arriva anche per Nintendo Switch Sport, finalmente introducono il gioco del golf, ci è voluto un bel po' di tempo, il gioco più interessante che c'era su Wii Sport mancava qui su Nintendo Switch Sport, finalmente arriva gratuitamente nell'inverno 2022, quindi ancora dovremo aspettare. Poi è arrivato Miyamoto, che inizialmente ha parlato del nuovo film di Mario, poi ci ha presentato un gioco per dispositivi mobile che si chiama Pikmin Bloom, che io non avevo mai sentito, è una specie di gioco in cui tu cammini all'interno della tua città e questa si trasforma in una specie di mondo pieno di Pikmin, insomma niente di che. E poi finalmente fa il suo annuncio, ci annuncia Pikmin 4, che arriverà nel 2023, ma non ci mostra praticamente nulla, solo una immagine fissa mezza sfocata, e vabbè ragazzi, altra delusione, mettiamo delusioni su delusioni. Comunque andiamo avanti perché non finisce qui, hanno mostrato altri giochi, ci hanno mostrato un nuovo trailer di Just Dance 2023 Edition, che arriverà il 22 di novembre e che in queste nuove versioni aggiungeranno canzoni mano a mano nelle varie espansioni, non so se sono gratuite, spero di sì, comunque anche Just Dance nuovo in arrivo. Poi ci hanno mostrato un altro gioco di Square Enix, che però è un po' una stessa cosa di quelli già visti, ovvero Hervet Stella, altro gioco di ruolo misto, fattoria, sicuramente un fatto un pochino meglio rispetto agli altri, però sempre la stessa cosa, in arrivo il 4 di novembre. E poi ci hanno mostrato un nuovo trailer di Bayonetta 3, che ricordo arriverà il 28 di ottobre e che vi ricordo arriverà insieme a una bella collector edition. Se non siete riusciti a prenderla nelle varie catene, sappiate che da una catena che si chiama Game Life è ancora disponibile, quindi sotto vi lascio il link per chi volesse ordinarla. Non finisce qui, altri giochi ci hanno mostrato, infatti ci hanno fatto vedere Master Detective Archives Rain Code, un'avventura di stile detective che arriverà nella primavera del 23, dovrebbe essere un'esclusiva temporale per Nintendo Switch. Poi ci hanno mostrato la versione cloud di Resident Evil Village, che arriverà il 28 di novembre ed è disponibile la demo, tra l'altro il gioco arriverà insieme alle due DLC, però è in cloud, quindi ragazzi fate un po' voi i conti. Non solo, perché Capcom hanno annunciato che tutti i giochi, diciamo, di alto livello di Resident Evil arriveranno in versione cloud su Nintendo Switch, ovvero Resident Evil 2, Resident Evil 3 e anche Resident Evil 3 nel corso del 2022.
Altro gioco interessante che arriva dalle console PlayStation è Sifu, questo bellissimo picchiaduro dove il vostro personaggio, mano a mano che muore, invecchierà fino ad arrivare a un'età troppo avanzata e quindi non potrete più andare avanti nel gioco. Bellissima questa idea, il gioco arriverà l'8 di novembre. Ancora un bellissimo remake, ovvero Crisis Core Final Fantasy VII, che in questo caso si chiamerà Reunion, e arriverà il 13 di dicembre sia sulle console di alta fascia, quindi PS5 e Xbox, ma anche su Nintendo Switch, e questa volta non in cloud, quindi questa sicuramente è molto interessante. Non sarà ai livelli delle versioni PS5 e Xbox, però è una cosa interessante. E da noi la versione fisica si può preordinare dal sito di Square Enix, e insieme al gioco vi daranno la steelbook del gioco, e qui sotto vi lascio il link per poterlo ordinare. Ma attenzione, perché in Giappone invece sarà disponibile una Mega Collector Edition con una action figure bellissima, un artbook e tantissime altre cose che da noi non arriva, ma potrete acquistare tutti questi oggetti singolarmente sullo store di Square Enix, quindi chi le vuole comunque se le può anche prendere. Altro gioco interessante che arriva dal passato è Radiant Silver Gun, questo bellissimo shooter che arriva dal GameCube, veramente bellissimo gioco, e sarà disponibile già disponibile dal 13 di settembre. Poi ci hanno mostrato Endless Dungeon, un gioco di ruolo futuristico dove i vari dungeon vengono costruiti in modo procedurale, stile Diablo come tipologia di gioco, ma con armamenti futuristici. Il gioco arriverà nel 2023. Altro gioco interessante che arriva dal GameCube è la remastered di Tales of Symphonia, che arriverà a inizio 2023, e che anche questo arriverà in una versione da collezione da Namco Bandai, che si chiama Shusen Edition, e sarà disponibile non solo su Nintendo Switch ma anche su PlayStation 4 e Xbox One. E qui sotto vi lascio il link per poterlo ordinare, praticamente ha una steelbook che è tipo una limited edition, e sotto trovate il link. Andiamo ancora avanti, ve l'ho detto, tanti giochi in questo Nintendo Direct. Hanno mostrato un trailer di Life is Strange Arcadia Bay Collection, che comprende i tre capitoli di Life is Strange, uscirà il 27 di settembre. Ci hanno mostrato Romancing Saga Mistral Song Revealed, che arriverà il 1 di dicembre, bellissimo gioco di ruolo, sicuramente anche questo da tenere d'occhio. Hanno fatto vedere Lego Brick Tales, che in pratica vi permette di costruire quello che volete con i vostri mattoncini Lego, anche questo è molto interessante, arriverà nell'autunno 2022. Disney Speedstorm, che è una specie di Mario Kart con i personaggi della Disney. La nuova stagione di Fall Guys, questo gioco multiplayer competitivo online, che arriverà il 15 di settembre. E poi ci hanno mostrato un altro gioco che viene dal passato, ovvero Kirby's Return to Dreamland Deluxe, diciamo anche questo una remaster di questo capitolo di Kirby con grafica attuale, arriverà il 24 di febbraio. E poi hanno annunciato anche che arriverà un altro remake, questa volta di Kirby's Adventure Wii, proprio per festeggiare i 30 anni di Kirby. E poi il nostro Nintendo Direct finisce con la bomba finale, infatti ci hanno mostrato finalmente la data di uscita del nuovo The Legend of Zelda e anche il titolo, infatti il gioco si chiamerà The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, arriverà a maggio, il 12 di maggio, e purtroppo però il trailer è qualcosa di molto veloce, come state vedendo, finisce subito, non mostrano un granché. Fanno vedere che il nostro Link può utilizzare delle specie di aereo per volare, ma niente di che. Comunque l'importante è che almeno la data di uscita è stata annunciata, e anche di questo probabilmente arriverà anche una collector quando lo annunceranno. Ragazzi, sono senza voce, come avete visto, tantissimi giochi mostrati durante il Nintendo Direct, quasi tutti uguali, tanti indie. Pochi sono i giochi più interessanti, tante collector avete visto in arrivo da prenotare, qualcuna io me la sono già prenotata, qualcun'altra ci penserò su, qualche altra non posso prenderle mica tutte, comunque sono tutti sotto i link, non so se ci entrano, se non trovate tutti i link qui sotto nel video di YouTube andate sulla pagina copaxgame.it e li trovate sicuramente tutti.
Ma attenzione ragazzi, la puntata non finisce qui perché vi ho lasciato una sorpresina alla fine. Infatti, come sapete, ne abbiamo già parlato tempo fa, Sega ha annunciato un nuovo Mega Drive Mini, Mega Drive 2 Mini, che conterrà all'interno il pad a 6 pulsanti, non più quello a 3 pulsanti, e ben 50 giochi più 4 bonus, quindi 54 giochi, non solo provenienti da Mega Drive, ma ci sono anche dei giochi provenienti da Mega CD, quindi giochi un pochino più sostanziosi. E tra l'altro ci sono dei giochi di un certo livello, tipo X-Ranzer, bellissimo gioco. Oppure troviamo anche Ranger Six, bellissimo shooter, o Robo Aleste dal Mega CD, o Final Fight, insomma, ragazzi. Questa volta i giochi sono veramente molto interessanti, un bel pensierino si può fare. E vi lascio sotto il link perché hanno aperto i preordini, ecco perché la notizia è questa, hanno aperto i preordini sul sito di Amazon, e attenzione perché è una esclusiva Amazon, quindi potete acquistarlo solo dal sito di Amazon. Sotto vi lascio il link per poterlo già preordinare, io me lo sono già preordinato, costa intorno ai 100 euro, ci sono 54 giochi e vi lascio con il trailer, dato che la puntata già era corta, ma vi lascio con il trailer che vi mostra tutti e 54 i giochi, 50 più i 4 bonus disponibili su questo Sega Mega Drive Mini. E con questo vi saluto e alla prossima ragazzi, ciao ciao! Sega Genesis Mini 2 Featured Games. Wow.